Gotham City, una città avvolta dal caos, dove il confine tra eroe e criminale è più sottile di quanto sembri. Da una parte, il Cavaliere Oscuro, Batman, e dall'altra, il Principe del Crimine, Joker. Due personalità diametralmente opposte, ma indissolubilmente legate. Oggi esploreremo la storia e la psicologia di questi due personaggi iconici e scopriremo come sono diventate le leggende che conosciamo. Tutto comincia con Bruce Wayne, un bambino ricco, figlio di filantropi, a cui la vita sembra aver dato tutto. Ma in una tragica notte, quella vita viene strappata via in un vicolo oscuro. Davanti ai suoi occhi, i suoi genitori vengono assassinati a sangue freddo da un rapinatore. Da quel momento, Bruce decise che nessun altro avrebbe mai dovuto provare quel dolore. Bruce Wayne viaggia per il mondo, addestrandosi nelle arti marziali, nella scienza investigativa e nel controllo psicologico. Quando ritorna a Gotham, non è più solo Bruce Wayne, è diventato Batman, il simbolo della giustizia, della vendetta e della paura per i criminali. Batman è un eroe segnato dal dolore, ma guidato dal bisogno di fare del bene. Ogni notte pattuglia le strade di Gotham, combattendo criminali e cercando di riportare ordine nel caos, ma la sua crociata contro il crimine lo mette inevitabilmente in rotta di collisione con qualcuno di molto diverso da lui, Joker. E poi c'è Joker. A differenza di Batman, la sua origine è avvolta nel mistero. Diverse versioni della sua storia lo dipingono come un comico fallito, un criminale qualunque, o una vittima della crudeltà della società. Ma quello che è certo è che un incidente lo ha trasformato nel mostro che è oggi. In molte storie Joker nasce quando cade in una vasca di sostanze chimiche durante un furto fallito, emergendo con la pelle bianca, i capelli verdi e quel ghigno spaventoso. Ma non è solo il suo aspetto a cambiare, la sua mente viene spezzata. Joker abbraccia il caos, la follia e rifiuta tutte le regole della società. A differenza di Batman, Joker non cerca giustizia né vendetta. Per lui la vita è solo una grande barzelletta e Gotham è il suo palco. Ama vedere il mondo bruciare, distruggere tutto ciò che gli altri considerano prezioso. È l'incarnazione del caos puro. Ma cosa lega Batman a Joker? A prima vista sembrano opposti, ordine contro caos, giustizia contro criminalità. Tuttavia c'è qualcosa di più profondo. Entrambi hanno vissuto un trauma che ha segnato le loro vite, ma hanno reagito in modi opposti. Batman ha scelto di combattere il crimine e proteggere i deboli, mentre Joker ha abbracciato la follia e la distruzione. Eppure Joker è ossessionato da Batman, vedendolo come la sua perfetta controparte. Non può esistere uno senza l'altro. In un certo senso, Joker ha bisogno di Batman tanto quanto Batman ha bisogno di Joker. Il loro conflitto è eterno, una danza senza fine tra due facce della stessa medaglia. E anche se alla fine Batman spesso vince, Joker sa che tornerà sempre, pronto a giocare di nuovo. Batman e Joker rappresentano due estremi della natura umana. Uno cerca di mantenere l'ordine e la giustizia, l'altro abbraccia la follia e il caos. Sono avversari, ma anche riflessi distorti dell'uno e dell'altro. E in una città come Gotham,
non esisterebbe l'uno senza l'altro. Forse, alla fine, la vera domanda non è chi è il buono o chi è il cattivo, ma quanto sottili siano le linee che ci separano da entrambi. Grazie per aver guardato il mio video. Se questo video nella psiche di Batman e Joker vi ha appassionato, iscrivetevi per altri video su eroi o villain iconici. Alla prossima, da Gotham!